Enzo Pupillo è il nuovo coordinatore della Margherita De Lentini, ecco, continuerà nel segno della linea tracciata dall'ex coordinatore Silvio Pellico. Io adesso ho il compito di proseguire nel lavoro che ha fatto Pellico e di lavorare insieme a uno straordinario gruppo dirigente per gettare le basi per la nascita del Partito Democratico anche a Lentini. Noi abbiamo come orizzonte politico condiviso la prospettiva del Partito Democratico, ma vogliamo portare nel Partito Democratico le nostre idee, le nostre proposte, la nostra visione della società, i nostri valori, un gruppo dirigente che ha tutte le caratteristiche per continuare nell'opera di cambiamento che in questi anni ha portato avanti nella città. Ecco, c'è anche una maggioranza lentina da ricostituire. Beh, ci siederemo subito insieme al sindaco, oltre che con i componenti del direttivo, e faremo una valutazione sulla situazione politico-amministrativa. Nei giorni scorsi il sindaco ha prodotto un documento nel quale ha posto alle forze politiche che lo sostengono una serie di problemi legati alla situazione che vive all'interno del Consiglio Comunale. Io credo che subito, in settimana, non appena svolgeremo gli adempimenti con la assegnazione degli incarichi all'interno dei componenti del direttivo, ci occuperemo immediatamente insieme al sindaco di questa vicenda. Il nostro scopo, il nostro obiettivo è quello di supportare il sindaco e l'amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi politici e amministrativi che essi vogliono perseguire, poiché il sindaco e l'amministrazione godono del supporto e del sostegno del partito, in questo caso del partito del sindaco. Dopo un periodo turbolento torna la serenità in casa dei Democratici di Sinistra di Lentini. Il direttivo sezionale infatti all'unanimità ha eletto il nuovo segretario. Si tratta di Alberto Commendatore. Lavorerò, ha detto il neo segretario, per armonizzare le varie sensibilità presenti nel partito e per rilanciare l'attività dello stesso. Il direttivo dei Democratici di Sinistra di Lentini, inoltre, ha esaminato e valutato il documento del sindaco Alfio Mangiameli in merito alla presentazione del ricorso e sull'analisi dell'attuale quadro politico-amministrativo. I Democratici di Sinistra, oltre a ribadire il pieno sostegno al sindaco Mangiameli, auspicano anche il consolidamento e l'ampliamento del quadro politico che fa riferimento al centro-sinistra. Il sindaco, per il ruolo che gli è stato assegnato dal corpo elettorale, affermano i Democratici di Sinistra, può, se lo riterrà opportuno, coinvolgere nelle grandi scelte amministrative l'intero Consiglio Comunale. Nei prossimi giorni, inoltre, il direttivo dei Democratici di Sinistra si riunirà per valutare l'evolversi della situazione interna al partito e per dare impulso all'attività amministrativa guidata da Mangiameli. Antonio Mazzeo, perché questo villaggio non deve essere realizzato nel territorio dei Lentini? Intanto va precisato che noi il villaggio non lo vogliamo realizzare in nessun territorio. La Sicilia ha già un numero spropositato di basi militari, ha un sacco di villaggi turistici o alloggiativi di personale militare statunitense. Deve iniziare un processo al contrario di smantellamento delle basi militari, di riconversione a uso civile delle infrastrutture. Per questo che diciamo no al villaggio a Scirumi, no al villaggio a Lentini, ma no a nessun villaggio per gli americani. Anzi, iniziamo a pensare seriamente alla riconversione di Sigonella. Dopo questa manifestazione, cosa intendete fare? Ma penso che anche il risultato di oggi è quello di porre alla centralità dello Stato, del Paese, la centralità di questa base che condanna la Sicilia al sottosviluppo e soprattutto la fa trampolino di lancio per tutte le operazioni di guerra. Questo non è un problema dei lentinesi, è un problema di tutti i popoli che affacciano sul Mediterraneo e crediamo che veramente una politica di pace della nostra regione, le potenzialità di sviluppo, di dialogo con i Paesi del Sud passano attraverso la riconversione a uso civile delle basi militari presenti nel territorio. Ma con la sola pace si possono risolvere tanti altri problemi, come per esempio quello occupazionale? E allora, anche su questo c'è un luogo comune, quello che si pensa che le basi portino sviluppo. Io vorrei ricordare che ormai sono tantissimi gli studi scientifici che le basi bloccano le potenzialità di sviluppo. Io mi chiedo, avete pensato cosa significherebbe riconvertire aeroporto centrale Sigonella? Oggi che scopriamo che Fontana Rossa è condannato in situazioni climatiche, in situazioni come le eruzioni dell'Etna, a non poter funzionare 365 giorni l'anno. Sappiamo quanto è aumentata la domanda di viaggi aerei dalla Sicilia e verso la Sicilia. Sigonella può essere un'alternativa concreta e pertanto immaginiamo quanti posti di lavoro oggi la riconversione a uso civile di Sigonella potrebbe creare nel territorio.
Grazie a tutti dell'attenzione e appuntamento alla prossima edizione.